Finiscono acqua sicuro. Però col fatto che non c'è onda, nel senso che al massimo passa un motoscafo ogni tanto, è abbastanza. Sì. Ci va bene di verso di là? Va benissimo. Andiamo verso l'oasi. Andiamo, mi allontano solo un po', non vorrei mai finirti addosso. No, no, che ti finisco addosso adesso che provo a mettermi in piedi. Il lago di Garda non è così piatto. Ecco, adesso faccio che... Al lago di Garda sicuramente c'è un po' più... Ma quando stai in piedi le gambe tese o un pochettino flesse? Allora, sulla carta un pochettino flesse ti dovrebbero aiutare a far fronte... a onde inaspettate. Però se sono tese tremi di meno. Mi rendo conto che le tengo tese. Ovviamente, cioè, se io adesso sto pensando c'ho le gambe tese, dritte. Sì, sì, sì. Però in realtà se tiro un po' più giù, sì. Sei un po' più pronto probabilmente. Sì. Tempo fa mi era presa la malsana idea di fare il giro dell'isola d'Elba in su. Chi? A me. Ah! Sarebbe stato figo partire con la tenda, 4 cavolate sopra, sempre sotto costa e vedere se si riusciva a fare. Ho letto qualcuno che l'ha fatto, c'è. È lunghetta, mi sa. Inizia che sei lunghetta. Però sai, se uno c'ha un po' di tempo, ti fai, che ne so, 3-4 ore in mare, poi ti fermi e rifai 2-3 ore. Cioè, è fatto come vacanza, non proprio come impresa sportiva a sé. Sarebbe stato bello. Beh, il giro del lago l'abbiamo già fatto, ci vanno 4 rette bendate. Ah. Ma bendate vuol dire proprio che spagliai, sì, sì. Si fa. Qua il giro del lago, già ho fatto con la bicicletta la strada la prima volta, ho fatto quello stretto, ho fatto un'ora di sterrato, no. Sì, no, un'ora no, però mezz'ora di sterrato con la bici da strada non era il top. Quello non è il massimo. Poi invece ho fatto quello tutto asfaltato e sono 60 km. Sì, sì, guarda, sono rimasto impressionato. E poi la stabilizzazione che ha, io sono impressionato da quella. Se a volte corri, metti il video più quadri e sì, sì. Ce l'ho sempre gonfia, però la bassa di pressione. Fai conto, se così ho un'atmosfera la lascio a 0,4. Solo che ogni volta prima di partire devo rigonfiare tutto. Da 0 5 minuti d'orologio. Col compressore o con la pompa a mano? Con le braccia. Ah. Se no col compressore 2 minuti. Ora staccare occhio solo che quando è ora di scendere che boom. Di essere arrivati la tavola ti schizza via. Ma... un po' più avanti, più grazie. Più imparato... ma sì, poi adesso è la condizione perfetta, l'aria tranquilla. Ho notato anche che la qualità, quando tu pagai, più affido rimane. Meno tendi a stare l'asse. Sì, più tu sei entri verticale, più tendi a andare dritto. Sì, solo che chiaramente sono piccole cose che i pagai hanno perché sono sì, sì. Stavolta ce l'ho fatta a non finire in acqua, che bello. Che bella esperienza, bel paesaggio.
ci rivediamo la settimana prossima.